Full Timer Pesca. Ciao a tutti, siamo qui questa sera per preparare la ricetta delle trote al forno con le patate, rosmarino. Qui ci sono un po' di ingredienti che adesso andremo a preparare. Adesso andiamo a lessare le patate che ho preventivamente pulito, tagliato a tocchetti e lasciato in acqua ad ammorbidire, in modo da lessarle qualche minuto ed accelerare la cottura poi nel forno. Per comodità e velocità usiamo la pentola a pressione per lessare le patate. Allora, qui abbiamo preparato tutto l'occorrente. Abbiamo le trote parzialmente aperte, dopo verranno aperte totalmente, il rosmarino, della salamoia, dell'olio d'oliva qui dall'oliera. E finiamo di preparare il limone in fettine che verranno inserite all'interno dei pesci. Adesso andiamo a prendere la nostra trota e a condirla. Prendiamo un pugnetto di salamoia, che è data da sale, rosmarino, aglio, lasciati macerare nel tempo. Assaliamo per venino. Entrambi i lati, poi mettiamo magari delle forbici con i rametti di rosmarino vanno ad insaporire e le fettine di limone che abbiamo tagliato prima. Quindi un filo d'olio d'oliva sia all'interno che esternamente, dove metteremo sempre qualche fettina. Andiamo quindi ad aggiungere intorno al nostro contorno di patate che abbiamo preventivamente precotto, perché ci vuole del tempo. Mentre il pesce fa molto prima, e procediamo con lo stesso ovviamente condimento faremo lo stesso con i restanti pesci. Ovviamente abbiamo preriscaldato il forno. Cuoceremo adesso a 200 gradi per 15-20 qui la cottura è avvenuta, spegniamo il forno e togliamo le nostre teglie. Ok, Ecco servito. la bella trotta! Ragazzi, buon appetito da Full Timer Pesca! Alla prossima, ciao!